se dovesse esserci veramente l'acqua, no? La soluzione idraulica si trova, perché sennò non avrebbe senso il collegamento Inghilterra-Manica sotto il mare. No? Sì, 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 per carità. Il problema, come dicevamo prima, è che siamo in Italia. Tuo fa l'americano, americano, americano. Sienta me chi don fa fan. Gli elementi per una storia all'italiana, nell'infinito cantiere delle ferrovie del sud-est a Novoli, ci sono tutti. Un fiume milionario di denaro, giustificato dalle migliori intenzioni. Un altro fiume, concretissimo ma sotterraneo, che però guasta la festa. Lavori che partono con mille lentezze, ditte che falliscono e varianti che si arenano. Il legittimo interrogativo di un conflitto di interessi tra politica ed economia. Un solo risultato, un'altra grande incompiuta che diventa non solo una ferita polverosa nella carne di una comunità, ma anche una piccola Montaguto salentina che trasforma un viaggio già non facile in un'odissea. Novoli non è una stazione qualunque per le ferrovie del sud-est, è lo snodo tecnologico da dove bisogna dirigere tutti i movimenti dell'area ionico-salentina e anche il nodo di interscambio tra la città di Lecce, il sud del Salento, Taranto e la sua provincia fino a Martina Franca. È il cuore della metropolitana di superficie, un cuore che da 5 lunghissimi anni funziona a fatica tramite un bypass. Sono studenti, turisti, qualche immigrato. Scelgono le ferrovie sud-est per praticità più che per romanticismo. Più semplicemente perché non c'è molta scelta. Facciamo il loro stesso viaggio partendo dalla stazione di Lecce su uno dei moderni ATR 220 che nel 2009 hanno sostituito le littorine da Far West del primo dopoguerra che ancora circolano sui binari del Sud Salento. Ma la musica cambia quando si scende a Novoli per raggiungere lo Ionio, Gallipoli, Leuca, Nardò, Casarano. Abbandoniamo il treno e raggiungiamo un pullman che aspetta paziente nel piazzale della stazione. Serve a percorrere una manciata di chilometri, appena 4 da Novoli a Carmiano. Ma fra imbarco, traffico e arrivo ci vuole un quarto d'ora, il triplo di quanto ci si metteva quando la ferrovia ancora funzionava. Il malcontento serpeggia tra i viaggiatori. Certo, c'è chi scrolla le spalle, con quella rassegnazione che assomiglia a certa cultura contadina per la quale le scelte della politica sono incomprensibili e ineluttabili, più o meno come la grandinata o il sole, che ti può guastare o salvare il raccolto. E quanto ci metti in genere da Lecce a Ugento con questo... Con la corriera un'ora e mezza, dipende. E col treno? Col treno, dipende dalla linea interrota, dipende. Dipende da Italia. Devi fare lo scalo, no? A Novoli, come abbiamo fatto adesso. In genere, il massimo che aspettato, il massimo di viaggio. Ad esempio, più o meno 2 ore, più o meno. Che arrivi dopo Bari in treno da Lecce partendo, volendo. Un cristiano, se faccio 50 km, per fare 50 km si deve stare un'ora. Un'ora e passa per fare 50 km. Io in un'ora con la macchina arrivo a Bari e via dicendo. Tu fai l'americano. Scomodo? Sì, 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 è così, così. Non è, sì. Non è tanto comodo? Sì, sì, perché è sempre perso, sempre è tardi. L'ora non è corretta. E poi c'è chi si indigna, specie pensando che da Milano a Lecce ci si mette molto, ma molto meno, di quanto ci si impieghi a raggiungere dal capoluogo salentino il capo di Leuca. Disastro, va bene sino a Bari, in aereo sono venuta sino a Bari, e da Bari ho preso il treno, sono qui, questo adesso nel pullman non è bello perché uno scende, sale le valigie e questo e quello, è un disastro. Noi arriviamo, purtroppo i migranti dal nord, arriviamo qua e ci mettiamo più da tempo. Da dove viene? Dalla Spezia, sono purtroppo delle forze armate. Arriviamo qua e troviamo questi disagi. Vado anche io a Presice, quindi anche questa cosa qua del trasbordo, insomma, dal pullman, dal treno al pullman e poi dal pullman ancora al treno, insomma, è estenuante. Quanto ci mettiamo? Non lo so. E quando si arriva a Carmiano, la sorpresa ha un sapore antico. Niente più moderni ATR 220. Eccola, la gloriosa littorina, che da 50 anni e più ha portato in groppa generazioni di salentini, ansimando sulle rare colline di questa terra piatta. Ma a me non c'è questo schifo qua. Vero? No, non l'ho mai visto io a trani locali o... Potasso... I treni di Bari, cioè, tra Bari e la provincia. Diciamo... Che non sono eccelsi, però. No, insomma, si può. La
la metropolitana di superficie della città Salento. Il luminoso slogan di molte campagne elettorali qui sembra lontanissima. Tanto lontana che per qualcuno è perfino scontato pensare che usare quel trenino sia gratuito, che il biglietto sia un optional. E quando controllori e macchinisti, le due figure spesso si fondono sui treni del sud-est, fanno presente che così non è, i nervi saltano. Siamo arrivati ieri, scusa, già che siamo di Merrena. Intemperanze a parte, la domanda è tutta lì. Che succede su questa tratta ferroviaria? E perché da 5 anni a questa parte i viaggiatori vengono sballottati tra il treno e il pullman, tra la gomma e il ferro? La risposta è in questo canyon che spacca l'abitato di Novoli nel lato, ironia della sorte, di sud-est. E quello che resta oggi dell'ambizioso progetto di adeguamento della viabilità e soppressione dei passaggi a livello. L'idea era bellissima, interrare i tre passaggi a livello che spaccavano in due Novoli. L'importo era importante, 5 milioni e 700 mila euro. L'appalto aggiudicato dalle Ferrovie del Sud-Est, peccato che la consegna dei lavori, prevista per il 10 maggio 2006, è, come dire, leggermente in ritardo. Un leggero ritardo, sì, di 4 anni e rotti. Ma partiamo dall'inizio. È il 17 gennaio 2005 quando una conferenza dei servizi a Bari approva il progetto per l'interramento di quei tre passaggi a livello presenti nell'abitato di Novoli. Una scelta dovuta anche a un'esigenza di sicurezza stradale che si traduce in un appalto che viene vinto con un ribasso a base d'asta da UNATI, un'associazione temporanea di imprese. Capofila è la Milano Costruzioni di Napoli. Mandatarie sono un'azienda di Andria, la COIM, e un'impresa di Tuglie che si rivelerà la principale esecutrice dei lavori nel cantiere, cioè la Eroe Costruzioni Servizi. Legatissime queste ultime due imprese, tanto che con un gioco di partecipazioni incrociate nel 2007 la COIM acquisterà una quota della Eroi. Eroi, tenete a mente questo nome perché lo risentirete più avanti. È il novembre 2005 quando parte ufficialmente il cantiere. Il progetto è avveniristico. Avete voluto la metropolitana? Benissimo. E visto che in America si chiama underground, noi ve la facciamo sottoterra. Cioè, treni che corrono in gallerie sotto il manto stradale, in corrispondenza dei vecchi passaggi a livello. Sostanzialmente un tunnel di forma quadrata, composto da un solettone di fondo, cioè un pavimento fatto di cemento, pareti sorrette da centinaia di pali in cemento armato e, a copertura, un impalcato anche questo di cemento armato, spesso 80 cm. Lunghezza totale dell'opera, primo esperimento di interramento delle Ferrovie del Sud-Est nel Grande Salento, 1 km e 100 m, di cui 600 in sotterranea. La base d'asta, vale a dire i fondi in cassa, consiste in 6.755.847 euro e 11 centesimi. Il costo totale per il quale l'ATI si aggiudica l'appalto dopo il ribasso sulla base d'asta è di 5.711.773 euro e 89 centesimi. Il cantiere parte nel novembre 2005, ma che qualcosa non vada si capisce subito. I lavori vanno a rilento. Due anni dopo l'avvio il canyon di Novoli è ancora là, mentre la posa in opera dei pali procede a rilento. Arrivano le contestazioni formali dalle Ferrovie del Sud-Est alla ATI, di cui fa parte la Eroi, in ragione, si legge nella relazione generale di ricognizione del progetto, del ritardo e del modo di conduzione dei lavori. Pochi mesi e le Sud-Est passano dalle parole ai fatti, sciogliendo il contratto con l'ATI. Troppi ritardi, è la sostanza degli addebiti delle Sud-Est all'impresa, è un cantiere infinito che non solo ha visto lavori a rilento fin dall'inizio, ma è sostanzialmente fermo da circa un anno ormai. Abbiamo fatto 2 chilometri di interramento ad Alessia, con galleria. Lì c'è tutto quanto un risanamento idrogeologico, perché c'è un torrente, una lama, per cui abbiamo risanato tutto, abbiamo fatto 5 cavalca ferrovie, la stazione nuova. In un anno, abbiamo finito tutto. E come solo a Napoli hanno fatto questa storia italiana? Perché lì a lavorare, uno di voi dice, devi essere fortunato a trovare l'impresa che lì comunque hanno lavorato 300 persone, con turni, 3 turni al giorno. Non hanno nemmeno smesso a Ferragosto, le spesso. 3 turni.
Questa è ovviamente la versione del progettista. Anche il cantiere di Novoli è stato pensato da Vito Prato e dal suo staff di ingegneria. Per il progettista, un progetto impeccabile. A farlo affondare nella palude dei ritardi è stata l'azienda vincitrice dell'appalto. Noi gli hanno fatto 1 milione fatti da loro. Adesso hanno fatto, cioè hanno fatto 600 pali, no, 600 manco lo sbancamento. Sbancamento c'è solamente un paio di metro e mezzo. Dei binari e delle traversine. Lo smontamento e binari e traversine ha fatto la sud-est. Perché noi non era neanche in grado di fare lo spostamento. Ma come deve avere la signora che fa parte dell'eroe? Che c'era tutti questi problemi. È tempo di fare un passo indietro. In quella di vincitrice c'è una sola impresa locale, la Eroi Costruzioni e Servizi di Tuglie, che assume la delega formale alla rappresentanza e alla firma. Eroi, a Tuglie, ma non solo, è un cognome noto. Lo porta Bruno, già senatore, già presidente del consorzio ASI, da sempre fedelissimo del leader DC Ciriaco De Mita, tanto amico di famiglia da aver fatto da padrino al battesimo di un nepote di Bruno Eroi. Nel 1996 Eroi è eletto senatore del centro-sinistra. Nel 1999 si candida da parlamentare a sindaco del suo paese, Tuglie, teoricamente una passeggiata. Nei fatti il primo cittadino uscente di centrodestra stravince. Si chiama Antonio Gabellone, di lui si sentirà ancora parlare, ma questa è un'altra storia. Fatto sta che la stella politica di Eroi è in discesa, il suo percorso si avvia a chiusura, ma non prima di un colpo di coda finale nel 2001, quando 3 mesi prima della fine della legislatura abbandona il gruppo del Partito Popolare Italiano e si iscrive a quello di Forza Italia. Non sarà ricandidato, ma troverà comunque il modo di rendersi utile. Lo farà da direttore del servizio per l'alta sorveglianza sulle grandi opere, una postazione interna al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del primo governo Berlusconi, di cui è titolare Pietro Lunardi e sottosegretario Guido Viceconte, lo stesso ministero che è l'unico socio delle Ferrovie del Sud-Est. Pronto? Pronto, senatore Eroi? Sì, chi parla? Sì, salve, sono Danilo Lupo da Telerama, la disturbo? No, mi dica. Salve. Guardi, senatore, io sto facendo un lavoro di inchiesta sulla Ferrovia del Sud-Est e in particolare sullo snodo di Novoli. Sì. E niente, ovviamente ricostruendo i problemi che ha avuto quel cantiere ci siamo imbattuti. Ma io non c'entro niente con i cantieri. Ha sbagliato Eroi. Lei non è Bruno Eroi? Sì, vabbè, ma Bruno Eroi ha mai preso appalti con le ferrovie né con i cantieri di Novoli. Eroi Costruzione e Servizi SRL, e quello no? Non c'entro niente con me, non c'entro niente con me. Ne era socio, se non vado errato. No, no, assolutamente no. Mai stato socio dell'Eroi Costruzioni. La mia era impresa Eroi Bruno, gli è cessata quando io sono diventato senatore. Punto. Mi scusi, ma Eroi Costruzioni è quella di suo figlio? Sì. Ah, ho capito, lei non ha mai seguito, diciamo, mai, da... Mai, non mi interessa proprio. Magari suo figlio si ha chiesto consiglio, se non altro per... No, non mi consiglio con mio figlio, vabbè, se le ho detto no, significa no, scusi. Stai insistendo per che cosa? Ho visto che le Ferrovie del Sud-Est, che sono, come sa meglio di me, a gestione commissariale governativa, quindi interamente partecipata al Ministero delle Infrastrutture, hanno in corso un'azione risarcitoria nei confronti dell'azienda di suo figlio, è giusto? Non lo so, ma se ne dico che non è la guardia, è veramente strano lei, da... Ma chi è lei, scusi? Danilo Lupo di Telerama, mi sono presentato Lupo, all'inizio di... Danilo Lupo, se l'ho detto io non so niente, non mi interessa niente e non ho proprio idea di niente, e questo dovrebbe bastarle, no? Beh, o no? Per carità. Beh. Però ammetterà che è strano, no? Che è singolare. A tutti può capitare di sbagliare. Se avessimo sbagliato e Bruno Eroi non c'entrasse nulla con la Eroi Costruzioni e Servizi SRL, il senatore avrebbe fatto bene a chiuderci il telefono in faccia e noi gli dovremmo tante scuse. A tutti può capitare di sbagliare, ma non è questo il caso. Da questa visura camerale, la storia della Eroi Costruzioni e Servizi SRL è chiara. Il 13 dicembre 2001, Bruno Eroi, persona fisica, effettua un conferimento d'azienda alla Eroi Costruzioni e Servizi, persona giuridica. Ne è, cioè, socio a tutti gli effetti.
Tant'è che nel giugno 2006, nel pieno dei lavori del cantiere di Novoli, la proprietà dell'azienda risulta per l'80% di Flavio Bruno Erroi, il figlio, per il 15% di Bruno Erroi, il padre, e per il 5% di Maria Immacolata Notaro. Solo il 22 maggio 2007, con un atto di compravendita, Bruno Erroi si disfa delle sue azioni, cedendole al figlio. E tra l'aprile 2002 e l'aprile 2007, quindi nel pieno dei lavori del cantiere di Novoli, come dimostra questa attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, Bruno Erroi, il padre, è direttore tecnico della Erroi Costruzioni SRL. Insomma, che l'ex senatore, poi diventato direttore in seno al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, non c'entra niente con l'azienda del cantiere di Novoli, semplicemente non è vero.